Conversazione concerto su Franz Liszt. Questo l'evento che ha salutato il solstizio d'estate e al contempo la giornata della musica classica tenutasi a Palazzo Carratelli di Amantea per iniziativa dell'Associazione Italiana di Dimore Storiche. Abbiamo pensato, come Associazione di Dimore Storiche Italiane, la sezione Calabria, di organizzare un concerto che appunto per celebrare questo solstizio d'estate e in occasione della festa della musica. E il programma è Liszt. È un programma molto bello, molto articolato e auguro a tutti poi un buon ascolto. Protagonista la cosentina Ingrid Carbone, pianista e docente di matematica all'Università della Calabria. La Carbone unisce al ruolo accademico una brillante carriera concertistica. Ovunque nella musica, musica classica, musica barocca, musica romantica, certamente il ritmo, la precisione, la suddivisione, la capacità, come dire, di cogliere i momenti è anche matematica, senz'altro è anche matematica. A lei abbiamo anche chiesto di fotografare pregi e difetti del suo pubblico, il pubblico calabrese. Il pubblico calabrese è un pubblico un po' difficile, è una nicchia di persone istruite e anche abituati all'ascolto, però l'abitudine all'ascolto probabilmente manca in Calabria. Ci sono poche occasioni di sentire musica di alto livello, ci sono tante iniziative, però poi quelle di grande qualità sono poche e probabilmente la mancanza di fruizione un po' allontana forse. Monica Latorre per la CNews 24.